fa dei concerti stasera, addirittura abbiamo avuto tra i nostri ospiti niente poco meno che Mogol, che domani sera tra l'altro farà una trasmissione meravigliosa, abbiamo avuto il Dick, però spaziamo anche in altri campi, con conferenze anche impegnate, facciamo il torneo di Burraco, abbiamo passato delle locandine ore il 22 di ottobre, facciamo tutto per scopo benefico. E abbiamo raggiungiamo i nostri risultati perché noi seguiamo dov'è il fine, cosa che non fanno purtroppo altre più grosse associazioni di noi. Noi facciamo poco, ma quel poco viene realizzato. Anche in occasione di quella che sarà la donazione verso i terremotati, faremo una piccola cosa, ma abbiamo deciso ora purtroppo di far passare la tempesta e vedere qual sarà il nostro obiettivo. E stasera anche questa raccolta sarà proprio ai fini dei terremotati e di Vuoto. Comunque passo brevemente la parola, prima di riprenderla per presentare i commenti, al Presidente Massimo D'Arena. Grazie. Grazie. Buonasera. Ora io avevo da parlarvi appunto molto brevemente di piccole cose, a questo punto l'ha detto tutte lui, mi metto a cantare. No. Vi assicuro che non lo farei mai con passione vostra, quindi proprio niente. Brevemente, è bella una serata di spettacolo, però non c'è solamente spettacolo. È bello che sappiate che grazie a voi noi abbiamo modo di poter concretizzare quello che è il nostro motivo della beneficenza. Voa è un'associazione data da Caterina e da Luis Barros, il marito, per i bambini affetti da malattie rare. Quindi abbiamo il piacere noi di contribuire al nostro piccolo, quello che faremo nei confronti di questa associazione, grazie a voi che siete qui, grazie a loro che sentiremo appunto la musica e riusciremo a finalizzare questo. Vi ricordo, per chi avesse la passione del Burraco, sabato 22 ottobre in Viale Malta avremo per gli appassionati del Burraco una gara di questo. Ne può lasciare anche la propria email, vi arriverà via via tutte le comunicazioni. Prima di andare via magari lasciate. Allora, gli ospiti di questa serata, leggo perché giustamente mi è stato presentato così dal Cicca. Ciccarello, ben conosciuto da tutti, vero? Gli ospiti di questa serata sono il gruppo fiorentino di Noi Tremiti. Due parole a riguardo di questo concetto, come si chiamavano una volta. Si tratta di tre elementi provenienti da due gruppi storici fiorentini, i Noi Tre e i Tremiti, la cui fusione dei nomi crea il termine Noi Tremiti. Noi Tremiti provengono da un periodo storico musicale in cui i complessi dettavano legge nelle classifiche di vendita dei dischi. Purtroppo i gruppi che cantavano in italiano avevano un handicap, in quanto la lingua italiana a quei tempi non era stata ancora sdoganata, perché sembravano adatta al genere beat e poi rock. I Noi Tremiti cercano oggi di colmare questa lacuna, riproponendo i successi dei gruppi che cantavano in italiano in una forma rock più spinta, arricchendoli con delle piccole citazioni musicali di altri successi internazionali, al fine di inquadrare nella giusta dimensione temporale questa operazione. Signori e signori, ecco a voi i Noi Tremiti! Luce in meno. Thank you.
che conosciamo, quelli che conosciamo gratis, tutti grazie. Nemmeno a fare rovina ci sono scusate, so di voi, a fare rovina. Eccola! Yeah.
parlare solo in appagato momento. Come vedete, nel mezzo ci si mette qualcosa di molto caro, non c'è pezzo che non ci si mette. La prossima è una canzone che avete sentito in italiano dall'Equipe 88. Abbiamo rivisto. L'originale era The Beach Boys. E noi lo facciamo. Yes. Lo sapevo. Thank you.
Thank you.
insomma si è rivista un pochino, sempre quasi tipo l'originale, però insomma abbiamo esagerato un po' nel mezzo, grazie. Don't you know?
questo dì, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stessa. Thank you.